una bella serata a metà trasporto e spettacolo, quella che si è tenuta venerdì 14 dicembre al Cinema Teatro Astra. La prima edizione del Galà dello Sport è stata veramente un successo di pubblico e le 2 ore sono scivolate via piacevolmente, merito sia dei premiati che della brillante conduzione della presentatrice Eleonora Cottarelli, volto noto di Sky Sport, ed anche del format della serata. Le premiazioni si sono alternate con esibizioni di sport, spettacolo ed arte. Tra i premiati ricordiamo la nazionale italiana di ginnastica ritmica, bronzo olimpico e campione mondiale in carica, e Manuel De Vecchi, biolimpionico di BMX con buoni piazzamenti sia a Pechino che a Londra. Sul palco è salita anche una realtà di San Giovanni Lupatotto. A fianco di tanti celebrati campioni nella categoria Fair Play, sono stati premiati i Pulcini 2003-2004 del Pozzo. I piccoli rossoblù hanno ricevuto il riconoscimento per aver prestato un giocatore alla squadra avversaria, consentendolo di poter disputare la partita. La performance sul palco di questi ragazzini è stata uno dei momenti più divertenti della manifestazione. Particolarmente toccanti le parole di un ragazzo diversamente abile, premiato nella categoria apposita, quando ha affermato di fare sport per dimostrare agli altri quello che anche lui sa fare,